ciò che più di frequente è risuonato nelle parole di quanti sono intervenuti e auspicabilmente ciò che emergerà all'esito della consultazione pubblica che Agicom sta conducendo è che nessuno è contrario in linea di principio al rispetto dei diritti d'autore, ma che è straordinariamente importante per il bene dell'intero paese, che comunque l'enforcement dei diritti d'autore non limiti in nessun modo la possibilità, soprattutto dei più giovani, di utilizzare il digitale e la telematica per continuare a produrre in termini creativi ed in termini informativi. Guarda, noi abbiamo cominciato questa battaglia intorno ai primi di gennaio del 2011, quando ci siamo resi conto che una delibera dell'AGCOM in via provvisoria, in forma provvisoria, avrebbe inciso profondamente nei diritti dei cittadini su internet, perché con la, tra virgolette, scusa del diritto d'autore, con la motivazione ufficiale di proteggere i file che vengono scaricati sulla rete, file illeciti, in realtà è in via di introduzione, e lo possiamo dire adesso a 6 mesi di distanza dalla predisposizione della delibera preliminare, in realtà l'AGCOM ha predisposto una vera e propria normativa, pur non essendo Parlamento, una vera e propria normativa che le consente di incidere in termini brevissimi, senza in realtà il ricorso all'autorità giudiziaria, e quindi senza una valutazione obiettiva della violazione del diritto d'autore, dicevo che le consente di incidere direttamente sulle tematiche di libertà di espressione, o comunque sul diritto d'accesso di cittadini. All'attenzione dei cittadini del mondo. La Polizia Postale Italiana, nelle ore precedenti, ha compiuto denunce e perquisizioni nei confronti di alcuni membri di Anonymous. I media hanno diffuso la notizia che l'intera rete Anonymous italiana è stata smantellata e che il capo di Anonymous Italia è stato catturato. Anonymous nega quanto annunciato dai media e ribadisce che questo è impossibile. Anonymous non è stata smantellata. Anonymous non ha capi, non ha struttura. Gli Anonymous operano tutti allo stesso livello. Le persone arrestate non sono pericolosi hacker come definiti dai media, ma sono persone come tutti voi, e sono state arrestate mentre protestavamo pacificamente per i nostri e i vostri diritti. Anonymous lancia un appello verso tutti i cittadini di internet e agli Anonymous internazionali. Abbiamo bisogno di voi. Fatevi sentire più forti che mai. Noi siamo Anonymous. Noi siamo una legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettateci. Vogliamo cominciare così, vogliamo cominciare con un bavaglio che rappresenta il bavaglio che domani l'AGCOM potrebbe votare, e quindi vogliamo cominciare con un minuto di silenzio e invito tutti a mettersi il bavaglio che abbiamo distribuito all'ingresso. Il 5 luglio è stata decretata la notte della rete perché ci sarà una protesta in rete su internet molto forte da parte di tutti quelli che si sono stati sensibilizzati per questa delibera, questo provvedimento che l'AGCOM ha dichiarato di voler prendere il 6 luglio. Di fatto si tratta di una vera e propria censura dei siti internet che linkassero o embeddassero dentro il sito contenuti protetti da copyright. Sì, mi sono informato, è veramente una cosa da vomito, proprio perché è così scoperta, così priva di pizze, è oscena, proprio, ma non trovo altre parole. Perché è così scontata, appena si apre un canale che non si può così buttare all'aria, e soprattutto non si può controllare ogni cosa e vietarlo, si cerca addirittura di mandarlo a monte. Le criticità che aveva rilevato Nexa con la prima consultazione tendenzialmente permangono tutte,
quanto ai poteri e alle ragioni che spingono Agicom, cioè un'autorità amministrativa indipendente, ad incidere pesantemente sulla rete con provvedimenti di rimozione dei contenuti. A mio personale giudizio non abbiamo ancora, come dire, approfondito tutte le problematiche del nuovo schema di regolamento, però certo le criticità rimangono. O è un procedimento sommario e allora non va bene, oppure è un procedimento approfondito e allora non si capisce però perché i procedimenti approfonditi, che sono propri dell'autorità giudiziaria, non dovrebbero andare bene, insomma.